alla Roma basta un pareggio per poter disputare la finale. Primo, secondo posto. E allora Roma, Borussia Dortmund in campo. Capitano della Roma, il numero 8, Mattia Almaviva, che ha segnato il primo dei due gol contro il Malaga nella partita appena giocata sul campo B. Capocannoniere con 3 gol invece è il numero 4, Sebastiano Cioffredi. Porta giocherà Flavio Falconaro. Zimmermann. Dai Matti, dai Giavo! Ecco Antonio Rizzo, l'allenatore. Almaviva, il tocco centrale per Cioffredi, che poi serve Della Rocca. Uno contro uno di Della Rocca, va via in dribbling e commette fallo Jan Zebabost. Lorenzo, Lorenzo, partite! Gegenspieler! Batti la scalare! Gran gioco di gambe da parte di Della Rocca. Va a battere con il numero 7 Gian. Lorenzo Schietroma. Gian. 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 Geh ruhig noch ein bisschen höher zur Mittellinie. Destro, taglia destro, porta. Pallone dentro verso il tentativo sul secondo palo, poi ancora Schietroma può andare alla conclusione, si alza sopra la traversa il buon sinistro del numero 7 della Roma. Problema per un giocatore della Roma che si rialza. Il capitano Almaviva. Adesso è Raman che serve Zebosch. Non è fermato, è rimessa laterale. Ancora Zebabost recupera la Roma, poi Nardozzi lotta, alla fine il tocco in profondità finisce in rimessa laterale sempre per il Borussia Dortmund, è sempre per Jan Zebabost. Colpo di testa da parte di Paolocci, poi Feola che alleggerisce dietro per il portiere Falconaro. Ancora William Feola. Tocco centrale, Almaviva. Si riparte da dietro per la Roma. Con Daniele Guidi. Ancora Feola. Si avvicina a Paolocci, Feola invece va in profondità. Troppo profondo però il pallone, non può arrivarci nessuno. E allora si riparte con il Borussia Dortmund in possesso del pallone, rischia qualcosa nel retropassaggio e ancora ad approfittarne la Roma con questo tentativo, poi Nardozzi e poi arriva il destro ancora da parte di Cioffredi. Che grande occasione per Mattia Della Rocca. Roma vicina all'1-0 su un disimpegno sbagliato da parte del Borussia Dortmund, che adesso con Zebabost sbaglia ancora, allora Della Rocca ne approfitta. Pallone arretrato, Nardozzi prova a fermarla, o meglio ad apparecchiarla per il tentativo da parte di Cioffredi. Hai contro il pallone, non la prendi! Riparte il Dortmund.
col sinistro dalla distanza. Falconaro la lascia lì, Feola pulisce l'area. Della Rocca evita la rimessa laterale, anzi no. Marì, non aspetta il palla da primo, ma te la prendi. Ecco qui la conclusione di poco fa da parte del numero 2 Emiraidin. Recupera palla Almaviva che la rilancia a cercare Cioffredi in qualche modo, vince un rimpallo Cioffredi, attenzione, va lui il capocannoniere di questo torneo finora, 3 gol per lui. Adesso Della Rocca, velocissimo di gambe, Della Rocca entra in area di rigore, Della Rocca calcia sul primo palo, c'è una deviazione, angolo per la Roma. Vince un rimpallo su Raman. Tocco corto per Cioffredi. Con la suola Cioffredi vuole passare, ma c'è ancora corner. Ancora Della Rocca e Cioffredi. Della Rocca dentro il pallone, Nardozzi prova a controllarlo e proteggerlo, meglio di lui però il Dortmund. La ripartenza molto veloce da parte del numero 8 Sadeghi, perde un rimpallo sull'ottimo controllo di Gabriele Paolucci. Paolucci, chiedo scusa. Ancora Dortmund con Gürpitz che non controlla, Della Rocca prova ad andare in velocità, ancora Della Rocca, Nardozzi al limite del fuorigioco, il servizio era proprio per lui, allontana il Dortmund, poi Nzeba Bosht commettendo fallo, punizione per la Roma. Almaviva rimane giù. Eccolo qui, è l'occasione precedente. Nardozzi, doppia respinta, poi arriva anche Cioffredi, altra respinta. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht alle immer im Zentrum steht. Dann müsst ihr auch mal nach außen ausweichen, sodass wir den Raum auch besetzt kriegen. Jan kann nicht immer den Weg machen. L'allenatore del Borussia Dortmund che dà indicazione ai ragazzi in campo, mentre Almaviva si rialza e c'è Manuel Nardozzi vicino al pallone. Tre Della Rocca parla con i suoi compagni. Nardozzi per questo calcio di punizione. Calcio altissimo sopra la traversa e rientra in campo anche Mattia Almaviva. Augen zum Ball. Vororientierung. Guidi a chiudere sull'iniziativa del Dortmund. Cioffredi. Ancora Cioffredi rientra benissimo. Poi prova a lanciare Della Rocca, posizione irregolare del numero 13. Luke Raman all'indietro per il portiere Robin Liseschi. Ancora Raman, Nzeba Bosht, rubato il pallone dalla Roma. Poi Nzeba Bosht va in profondità a cercare Sadeghi, fermato in un primo momento. Nzeba Bosht prova a prolungare il pallone dove riesce a intervenire ancora un giocatore del Borussia Dortmund. Il tiro incrociato molto interessante, finisce fuori di un soffio da parte di Luke Dabrowski. Vicino al vantaggio il Dortmund al nono minuto con il 17 Luke Dabrowski.
Ancora Dabrowski, sbaglia calma, qui l'appoggio. Gioca! E allora Della Rocca. L'ultimo tocco è suo. Calmo, controlla sta palla. Zeba Bosht per Sadiki, che gira molto bene centralmente. Altro pallone verso Dabrowski, che riesce a intervenire sul rinvio di Guidi, ma la rimessa laterale della Roma. Eccolo, Daniele Guidi con il numero 3. Tocco per il capitano Mattia Almaviva, prova a rilanciare Nardozzi, controlla benissimo, un pallone non facile. Poi prova a intervenire Cioffredi, alla fine il controllo di Schietroma Lorenzo. Lali, basta! Basta con le mani, eh! Cioffredi lotta ma perde il possesso del pallone. Durchlaufen, und weiter. Prova a partire. Dann weiter spielen. Zentrum schießen. Attacco di Della Rocca, Paolocci, Nardozzi in area di rigore, Nardozzi, bravissimo qui. Robin Liseschi. Quasi colto in contropiede da sinistro di Nardozzi, si allunga e recupera palla. Palle Lorenzo. Ancora Guidi preso tra due, Dabrowski cerca di filarsi sul lato destro del campo, ma c'è un fischio da parte dell'arbitro. E allora punizione per la Roma, proprio con Daniele Guidi. Gioca! Tocco corto per Schietroma, forse spinto, arriva infatti il fischio dell'arbitro. 10:40 sul cronometro, 0-0 tra Roma e Borussia Dortmund. Recupero palla del Dortmund, adesso si gira molto bene qui Gurpuz, che poi riesce a servire Zebi Bosht col sinistro. Parla senza problemi Flavio Falconaro. Dai Matti. Ancora un problema però per un giocatore della Roma, rimasto a terra. Si tratta sempre del capitano Almaviva. Partita molto spezzettata in questo primo tempo. Almaviva deve uscire dal campo e allora è entrato al suo posto Claudio Issa Guglielmelli con il numero 6. Un minuto. Feola in profondità per proprio Guglielmelli, che prova ad andare da solo, fermato. E allora ancora Dortmund che ricomincia. Gurpuz, poi il pallone largo per questo tentativo in profondità, troppo in profondità, non può arrivare Sadeghi. Ancora Feola, c'è qualche minuto da recuperare.
per gli infortuni a Dalmaviva, che ora è a bordo campo a farsi medicare. Della Rocca con un gran numero su un Zeba Bosht, ancora Della Rocca, va via anche a Gurpuz, poi mette al centro, allontana Raman e c'è l'interdizione da parte di Sebastiano Cioffredi. Sarà rimessa dal fondo per il portiere Robin Liseschi, che ha compiuto una parata molto molto importante sul sinistro di Nardozzi. Non è largo, ma si chiude qui il primo tempo, 0-0 il risultato tra Borussia Dortmund e Roma. Tutto pronto per il secondo tempo dell'ultima partita di questa mattinata. Ci sarà una pausa per il pranzo, poi si ricomincia alle 13:20 con Lugano Krasnodar e Chelsea Borussia Dortmund, poi a seguire Chelsea Malaga e Borussia Dortmund Lugano e poi Roma Krasnodar prima delle finali quinto sesto posto, terzo quarto posto e primo e secondo posto, e poi la premiazione per questa giornata del Lugano Champions Trophy in diretta sul Champions Trophy TV. E allora primo pallone del secondo tempo per il Borussia Dortmund. Tentativo da parte di Ceccarelli. Via, via, via. Gialla, gialla. Gialla, gialla, gialla lì, gialla lì. Come siamo là lì? Ok, buono. Ancora una respinta, c'è Guglielmelli con un buon dribbling, ancora Guglielmelli si deve fermare perché da terra riesce a sradicare il pallone dei piedi Guglielmelli, giocatore del Borussia Dortmund, che adesso ricomincia con l'errore e allora Della Rocca, attenzione, tocco in rimessa laterale da parte di Raman. Altro pallone recuperato dalla Roma. In profondità il colpo di testa da allontanare, poi centralmente recupera palla ancora la Roma, sbaglia il tocco largo e allora prova a approfittarne Kjell Vecien, sempre Dortmund, adesso in mezzo al campo con Raman. Gurpuz, altro errore, allora prova ad andare con questo pallone in profondità la Roma, si guadagna una rimessa laterale. Guglielmelli. Poi Cioffredi, anzi numero 11, Filippo Reale. Scaraventa contro un avversario, altra rimessa laterale. Midi prova a manovrare insieme a Andrea Ceccarelli, alla fine esce dalla propria difesa Jacopo Mirra. Rimessa laterale per Guidi. Ancora Guidi servito da Schietroma. Largo William Feola. Fa andare Della Rocca, ma
Pallone che supera la linea di fondo campo. Mattia! Altro pallone in rimessa laterale. Il tentativo dalla distanza col pallone fuori, André, di pochissimo. Guarda che profondità! Ci ha provato. Ti porti via l'uomo! Schietroma. Tocca ancora il sinistro del numero 7. Ok. Gigi Zeigen! Prova a controllare il Dortmund adesso con il numero 4, Edi Srebcic. Poi se ne va molto bene Kjell Vaitien e guadagna un calcio d'angolo. Gürpitz va dentro, esce bene la Roma. A servire Reale, poi Guglielmelli non controlla. In qualche modo Feola, poi ancora Guglielmelli. Guidi con calma verso Schietroma. Sbaglia tutto, allora attenzione al Dortmund che adesso può andare alla conclusione col sinistro, viene smorzata in calcio d'angolo. Almeno non ti fermare. Qui la bella azione da parte di Nico Adamčík. Edis, bleib erstmal hier. Zum Ball. Abschluss. Ja, ist okay. Prova a gestire ancora il pallone. Und alles zurück, Vollgas Nico, Vollgas! La Roma con questo tentativo di Ceccarelli, Guglielmelli. Ancora la Roma, l'iniziativa sulla sinistra col mancino provato da Reale che finisce alto sopra la traversa. Ancora Roma. Centralmente il pallone, il tentativo di tacco per favorire l'inserimento che avviene con Guglielmelli. E allora Guglielmelli per questo calcio di punizione. Va Guglielmelli, la parata
E poi il calcio d'angolo in favore della Roma sul tentativo di Tapina, anzi no, l'ultimo tocco è di un giocatore giallorosso. Lisewski prova ad andare lui, poi ancora Dortmund, tocco all'indietro. Vai Pippo, che è tuo. Fermato solo per un attimo questo tentativo del Dortmund, che ci riprova ancora. Poi il Reale da terra, Guidi. In qualche modo controlla Schietroma, all'indietro per Guidi centralmente con Mirra che apre bene. Della Rocca non favorisce l'inserimento di Guglielmelli. Della Rocca va adesso a cercare Reale, posizione regolare, uno sguardo al centro per Reale, vince un rimpallo, riesce ad andare con il cross e poi allontana però il Dortmund. Adesso riconquista un pallone per un attimo la Roma. Lotta Feola, c'è il numero 4 Redcik. Ancora Redcik che va all'indietro. Raman. Vai Pippo! Più convinto! Zimmermann. Vai convinto, la prendi te! E Lisewski che va al rinvio a sinistra, è un buon pallone. Guglielmelli interviene in mezzo al campo, però ancora Schietroma, un minuto e mezzo al termine. Feola, la rimessa laterale è per il Borussia Dortmund. Dai dai, silenzio. Ancora Redcik, poi pallone verso Ceccarelli. Feola in qualche modo, Mirra forse con un fallo, infatti arriva il fischio. Per l'intervento di Mirra. Secondi al termine, pallone dentro l'area di rigore, il colpo di testa che finisce fuori, posizione tentato da Raman. Nico con il numero 16 che arriva su questo pallone ma lo spedisce fuori. Poi Reale, fermato molto bene da Zimmermann, che si conquista anche una rimessa dal fondo. Va a battere Lisewski, pallone passa, è una buona chance questa per il Dortmund con il numero 19 Plöger. Ancora il colpo di testa e la parata è di Flavio Falconaro. Finisce qui 0-0 trunque tra Roma e Borussia Dortmund, uno 0-0 che basta alla Roma per aggiudicarsi la finale anche con una partita di anticipo.